Oh, le associazioni di Taranto, le associazioni di Grottaglie e i blogger. Argomento di discussione. Il gallo. Quanto se ne sta discutendo? È comparso su Blob. Su Blob, ha fatto bella mostra di sé. Naturalmente le opinioni sono le più diverse, le più diverse. Noi qui siamo nel quartiere delle ceramiche. Alle spalle dell'operatore c'è la stessa roccia che abbiamo visto nel castello Episcopio, quella che vorrebbero spianare. Addio. Adesso è Carlo. Carlo, che ne fai? Adesso non sei nella veste ufficiale. No, sono nella veste di blogger. Sei un cittadino. Sono qui come blogger. Come blogger. Beh, come hanno detto già tanti altri, l'arte può piacere o non piacere, quindi non si discute. In realtà io credo che lo scopo principale di questa, come di altre opere, chiamiamole così, sia stato soprattutto appunto quello di attirare l'attenzione su questo evento che si terrà domenica 20 settembre qui a Grottaglie, in cui alcuni artisti di strada o street writer verranno a Grottaglie a comporre alcune opere. Quindi da questo punto di vista è stato sicuramente un investimento pubblicitario, un investimento di marketing riuscito. Io credo sempre che da ogni esperienza bisogna riuscire a trarre il meglio, quindi io credo che al di là del fatto che appunto il gallo possa piacere o non piacere, abbia avuto quantomeno il merito di attirare l'attenzione su una serie di problemi e di maltrattamenti del centro storico di Grottaglie più permanenti, e mi si permetta l'errore grammaticale, anche se spesso meno visibili, i già tanto citati infissi di anticoro, dal rivestimenti di asfalto a gogo e compagnia bella. Quindi sicuramente questo gallo ha avuto un effetto dirompente. Io mi auguro che più di qualcheduno abbia la capacità di indignarsi e di innamorarsi delle proprie radici. Poi il gallo, bontà sua, è destinato a passare perché non è scolpito nella roccia, quindi oggi guarda il castello, domani probabilmente insomma ritornerà ad essere il nulla che era prima di essere dipinto. Insomma. Questa è personalmente la mia idea. Un'altra amica grottagliese. Che mi già deve tirare le orecchie, per cui insomma aggiungiamo. Vai, scatenati. A me onestamente non piace. La prima impressione che ho avuto è una sensazione di ridicolo, perché si cerca di dare una dignità ad un luogo come questo, che fa parte la Gravina di San Giorgio, il quartiere delle ceramiche, che si vuole far diventare patrimonio dell'UNESCO, e poi mi si fa un gallo così all'improvviso, cioè mi sa di ridicolo. Si tenta di ridicolizzare gli sforzi che probabilmente, cioè che si stanno cercando di fare proprio per recuperare una certa attenzione sul quartiere. Infatti. La voce della saggezza. Vabbè, spero di essere saggio. Allora, la questione credo non si dovrebbe porre in questo modo, perché credo che il quartiere abbia subito talmente tante deformazioni, talmente tante ormai rifacimenti, che anche il gallo ci potrebbe star bene. Cioè, noi abbiamo visto la scuola che ha fatto 80 pannellini con tutti quanti le mattonelle dei ceramisti, e stanno affissi poco più giù, 100 metri più giù. Ecco, è stato uno sforzo per riportare il quartiere a una sua storia, a una sua, cioè chiamare quelle sue origini. Ecco, questo mi sembra un andare fuori dalle origini, però se non si porta il discorso del rifacimento completo del quartiere, comunque di riportarlo in una situazione che dovrebbe essere plausibile con la sua storia. Beh, anche questo qua, per esempio, il San Francesco che la sta là sopra, credo che stoni completamente, perché si trova a 50 metri dal castello, e si trova sulla stessa gradina, si trova. Quindi ci sono proprio delle progettazioni, una visione urbanistica che è proprio da fuori dal mondo, insomma. Questo è... Anna Montella, Lulauru. Yes. La dimensione del bello e del brutto nell'arte, insomma, è un po' aleatoria, dipende dalle sensibilità di ciascuno di noi. In ogni caso è un'opera che è stata messa lì in maniera
dirompente, è come se dicesse, almeno questa è l'impressione che dà a me, io sono qua, guardatemi, guardatemi. Un tuo pensiero su, sul murales? Niente, fermo restando, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, che i murales come forma d'arte mi piacciono tantissimo, pur tuttavia, lo ribadisco, a mio avviso i luoghi storici devono essere preservati per le generazioni future. Nel caso specifico, i murales potevano essere realizzati in altre zone di Grottaglie. Nella zona nuova c'è tanto spazio, una bellissima festa sarebbe stata, a cui avremmo partecipato anche tutti noi, perché comunque associazione vuol dire aggregazione. Il Gallo in sé, malauguratamente, non mi piace come soggetto, non mi piace come luogo in cui è. Però la cosa fondamentale che la città rimprovera ai suoi amministratori è di non essere stata avvertita di questa performance. Cioè la città ha il diritto di essere avvertita dai suoi amministratori prima che questi prendano decisioni importanti per la città. Opinioni pro, opinioni contro, c'è un dato che emerge prorompente. I cittadini discutono. Stanno partecipando, esprimono la loro opinione e soprattutto utilizzando i nuovi strumenti di comunicazione. Internet, quello che stiamo facendo è un esperimento unico e straordinario. I cittadini, nella diversità e nella complessità dei punti di vista, stanno partecipando al dibattito in campo artistico e storico culturale. Centro culturale Filonide, Lula Uru, gli amici di Grottaglie, internauti per voi.